Quelle come me urlano in silenzio perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me, questo è l'omaggio che l'associazione Liria ha voluto rendere a Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa. Un momento di riflessione e ricordo di una delle figure più amate della poesia contemporanea. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono quelle che, nell'autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto. Si sono così alternate le parole delle poesie della Merini lette da Silvia Martini agli interventi del professor Claudio Santori e della poetessa Lucrezia Lombardo per una riflessione sulla vita travagliata della poetessa ma anche sulla sua visione poetica. È stato un percorso di ritrovamento di se stessa, perché una persona che vive il dolore a quei livelli, finendo in manicomio, è frammentata. È stata una terapia, tra virgolette, un'autocura che lei ha praticato tramite versi. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori, detti pensieri, di rose, dette presenze. A trasformare il dolore in un notturno è capace Chopin, a trasformare il dolore nell'infinito è capace Leopardi. Cioè, noi possiamo solo soffrire, quindi questo è una cosa molto, molto. Non vorrei che si pensasse che il dolore basta per poter comporre.